Ma i grandi registi purtroppo non necessariamente, non sempre noti quanto meriterebbero con cui hai lavorato. Voglio assolutamente citare, anche tanto, tre film con lui, e un protagonista assoluto, cioè Salvatore Piscicelli. Con Salvatore Piscicelli, grande regista napoletano, per fortuna di nuovo sul set proprio in queste settimane, insomma, aspettiamo il suo film con ansia, ha fatto delle cose molto belle. E uno dei suoi film più belli è Il corpo dell'anima, in cui tu fai uno sceneggiatore già anziano, un po' curvo proprio fisicamente, risentito, forse inasprito, che sta scrivendo una sceneggiatura su Santa Teresa d'Avila e invece si innamora follemente, proprio fino anche quasi alla degradazione fisica di una ragazzotta volgare, sguagliata, ma simpatica, piena di vita e di erotismo. Ecco, anche quello non è un percorso forse facilissimo. Cioè, lì c'è appunto un regista che ti guida, cioè un po' scavare, trovare delle... Io non lo vedo da allora, ma ricordo che era magnifico. Sì, sì, ma anche lì il rapporto col regista era un rapporto di scambio. Il personaggio era quello. Era un regista che sapeva vedere in te le cose che gli andavano, sceglierle, insomma anche portarti a... o a non farne altre, ma devo dire che ci sono dei casi in cui il lavoro procede veramente senza intoppi, e colui mi pare che sia stato così. Quello che facevo evidentemente gli andava, quello che lui mi chiedeva mi andava a me, e insomma la cosa ha funzionato. Sono anche misteri, lasciatemelo dire, non è che ogni volta c'è la chiave per scoprire perché una cosa è venuta bene oppure non è venuta. Sono casi, grazie a Dio, che si possono ripetere, e naturalmente anche lì la sceneggiatura è fondamentale, perché se tu leggi un testo, un personaggio che ti piace, il fatto che ti piaccia è già un buon modo per sapere come farlo. Ecco perché io accetto solo parti che mi piacciono, perché viene naturale farle. E il regista, questo, se è un regista intelligente, lo vede, lo capisce subito e ti accompagna. Più di così non saprei neanche come spiegarlo. Tu poi lì avevi a che fare con una, la tua parte, appunto, questa qui, badante seduttrice. No, bravissima, ma non era un'attrice professionista, no, no, forse no, la sua prima, forse l'ultima interpretazione. No, lei in un altro film di Piscicelli, che si chiamava Quartet, dove c'era un quartetto di donne, e io facevo il padre di lei, che però la vedevo in televisione, me ne innamoravo, insomma una storia un po' pirandelliana in questo senso. Sì, lei è anche un fenomeno, era un fenomeno perché aveva una naturalezza immediata, assoluta, sicura, non doveva proprio cercarla, e poi il personaggio evidentemente era adatto a lei, che è tutt'altro che quella volgarona, che era però insomma a un modo aveva, adesso io sarà magari anche molto cambiata, però insomma aveva un modo di essere così. Spontaneo, popolare, molto, e tra l'altro molto carina. Raffaella Ponzi. Raffaella Ponzi, sì. Agli spettatori. Ma ultima cosa, c'è un altro film importante che vorrei ricordare, dove tu sei straordinario, che è Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni. Dove fai un professore in guerra con gli studenti fino quasi al ridicolo, insomma, fino quasi all'autolesionismo. Un ribelle, professore che non accetta il proprio ruolo, sì. Testa da dentro. E quello, credo, così a naso, forse un altro esempio di personaggio costruito insieme, insomma, dove credo il tuo contributo che sia stato. Sì, lì devo dire che sì, perché appunto perché il personaggio mi corrispondeva, mi piaceva, ho inventato proprio delle cose e Giuseppe Piccioni le ha immediatamente
assunte, accettate e mi sono piaciute, evidentemente mi sono piaciute, insomma, e quindi siamo andati avanti così. E quello è uno dei film dove io probabilmente ho fatto più proposte al momento, insomma, perché mi venivano, evidentemente spesso andavano bene, e quindi che quello è un caso veramente fortunato, insomma. Quando cosa pianto antico a un certo punto, ah, sì. Però lì è poi stato troppo, diciamo così, sbeffeggiato Carducci, perché in realtà io sbeffeggiavo un certo modo di dirla quella poesia, e non certo la poesia, che è bellissima tra l'altro, ma però è stato preso come offesa, insomma, burla nei confronti del poeta. Però insomma, la scena funzionava molto bene.